In quanto resistenza stata contro il regime autoritario, anche contro occupazione e era legata all'indipendenza perduta diciamo, dello Stato nazionale, questa importanza ha diversi livelli e diverse importanze. Prima di tutto, in quanto resistenza era organizzata, non era un banditismo, come diceva propaganda sovietica, aveva le regole, aveva il codice, anche diciamo, la legge ben definita, e molto chiaramente era vista come difesa della libertà, anche dei valori democratici, si potrebbe dire. E allora tutto insieme, perché di solito le guerriglie hanno una problematica complessa. Qua invece, anche se c'era uno sforzo di solito di propaganda sovietica a presentare questa resistenza come guerra civile, non lo era. Non lo era, e per Lituania resistenza ha fondato il diritto per la ricostruzione dello Stato, per la ricostruzione dell'indipendenza, perché mostrava anche per la sua durata, per il livello del sacrificio fatto dai resistenti, e anche per atti, per esempio come dichiarazione, redichiarazione dell'indipendenza del 1949, legittimità di aspirazione statale, ma anche illegittimità dell'annessione delle pretese sovietiche, che Lituania è diventata parte dell'Unione Sovietica diciamo, per iniziativa propria, che non lo era ovviamente. In un quadro più generale, in quanto basato su valori dei diritti umani, delle libertà, del diritto delle nazioni, autodefinizione, credo che questa resistenza anche da un lato mostra un carattere di autoritarismo sovietico, anche comunista, che era non teorico ma pratico, serve per valorizzazione finora non avvenuta di questo periodo storico nella parte dell'Europa, di un altro autoritarismo su quale insistono anche lituani, lettoni, estoni, anche nazioni e stati di Europa centrale, che comunismo come tale era un'altra ideologia totalitaria, direi questo. Sì, eredità che stiamo scoprendo anche, da un lato eredità durava anche quando già resistenza armata è stata soppressa, annihilata, comunque durava nelle memorie delle famiglie e tramite famiglie, per esempio io ricordo i racconti dei genitori, e poi anche girava in modo non ufficiale, anche nascosto, clandestino, i documenti, per esempio raccolte delle foto dei resistenti, che adesso
conosciamo, che sono alcune molto, molto famose, anche racconti di battaglie, alcune dove resistenti veramente riuscivano anche a combattere con le forze molto, molto più maggiori dei occupanti, anche delle forze di repressive delle strutture sovietiche. Ma altra cosa che è molto importante come adesso, vedendo per esempio di quello che succede in Ucraina, anche i narrativi di Putin, di Russia adesso, è proprio perché i lituani così sostengono ucraini e Ucraina come tale, perché reagiscono a questo discorso che sono... sono nazioni non importanti, o quasi come Ucraina, cioè un discorso narrativo russo dice che Ucraina non è neanche nazione, che è un Stato, che non è vero. Le cose molto simili si sentivano anche su Lituania, su Estonia, su Lettonia, non parlando delle altre repubbliche come Georgia, Armenia e così via, che questo era qualcosa di fallito, insomma, che poteva esistere soltanto in un sistema imperiale dell'impero russo, e questa eredità adesso diventa attuale di nuovo, perché queste nazioni come nostra si sentono minacciate. Si sentono minacciate nella situazione storica, e questa memoria di resistenza popolare, non soltanto professionale, militare. Ejamaitis, che era un militare di carriera, di professione, ma anche nella sua attività di resistente partecipava la sua famiglia, che insomma si sacrificò in persona della sua moglie, e lui che perse tutta la famiglia, il figlia che non era nata, e anche non ha visto più il figlio, che non sapeva a lungo che era il suo padre, cioè tutta la tragedia, ma anche tutto il livello sacrificale, direi una memoria, un certo ideale che poi Žemaitis, sì, è stato dichiarato dal nostro Parlamento, dal Seimas nel 2009, di essere stato, che lui è stato un capo del governo, capo dello Stato, riconosciuto come presidente, come stato del presidente, anche di nuovo, come abbiamo parlato, di questa continuità delle idee dello Stato e dell'indipendenza della Lituania, ma dall'altro lato lui era uno dei tanti resistenti, delle personalità che tutti erano uccisi, morti, traditi in diverse situazioni, ma comunque che già sapevano verso 50-51, già era chiaro che questa battaglia non andrà al buon fine, ma lo sapendo vedevano la sua attitudine come un messaggio per la storia, una testimonianza della storia, un po' in un modo che altrimenti non si può. Della resistenza nell'età molto piccola, cioè da quanto mi ricordo, dei partigiani, come si parlava da noi, parlavano i miei genitori, perché c'erano chi conoscevano, c'era intorno c'era una storia delle famiglie, dei vicini, del fratello della mia madre, che non si sa
dove stava, però è stato arrestato nel 44, fuggito dall'arresto, lui mai raccontava cosa faceva fino al 50 qualcosa, quando apparse nell'altra regione della Lituania, dove già si stabiliva la sua moglie. Ma in quanto i miei nonni, i genitori del mio zio, erano veramente, c'erano le, come dire, incursioni nella casa, è stato cercato per alcuni anni e così via, minacciati, non erano deportati. Per una strana ragione qualcuno diceva che non hanno firmato i vicini. Qualsiasi testimonianza contraria alla famiglia dei miei nonni. Così era una storia, diciamo, che faceva parte della storia di che cosa si parlava a casa. Di Giamaitis personalmente credo che sì, ho sentito verso fine degli anni '80. Quando si è cominciato a parlare delle personalità dei resistenti, in quanto era dall'altra regione, e poi sì, con 90, con già indipendenza, tutto quello che toccava resistenza veramente continuano le ricerche, continuano pubblicazioni, continuano, anche si ritrovano i documenti, diari e così via. Cioè, adesso anche i giovani sanno molto di più di resistenza e in modo anche più sistematico, anche, diciamo, il patrimonio materiale, come per esempio i bunker dei partigiani, nascondigli, le stampe, memorabilia che erano poi conservati nelle famiglie. Adesso questa parte della storia della Lituania è veramente molto presente e direi che molto attuale. Della resistenza di scuole non saprei tanto, ma comunque c'è un tema nelle programmi scolastiche, ma poi ci sono tante iniziative sul partigiani molto pubbliche, cioè i passaggi, le visite ai luoghi di combattimenti, poi direi che quasi ogni villaggio ha la sua memoria, perché anche delle tombe ritrovate o, diciamo, se sepolture mai sono state trovate, perché i partigiani uccisi venivano gettati anche nei luoghi nascosti, anche infami e così via, comunque si commemorano nei molti luoghi, di luogo con le famiglie. Nell'università sì, insegno nell'Università di Vilnius, Facoltà della Storia, c'è una ricerca molto, molto solida che si fa sui partigiani. Studenti scrivono i loro tesi, tesine, e poi abbiamo già abbastanza, non soltanto dei documentari, ma anche dei film artistici sul partigiani, anche argomenti, discussioni su come vengono presentati. Allora penso che sì, che è impossibile essere e crescere in Lituania o maturare in Lituania senza contatto con questo tema, con questa parte storica, e anche con personalità almeno più di spicco.
come Žemaitis, come Daumantas Lukša, come Apina, diciamo, sepolto in modo solenne Vitkus, perché con ogni ritrovamento anche della sepoltura queste personalità vengono presentate in modo molto ampio e pubblico. Ma credo che parliamo non soltanto di resistenza all'occupazione, ma parliamo della resistenza alle ingiustizie. Che non soltanto, cioè, per parlare di resistenza, sì, era così, ma questa resistenza anche era una resistenza morale. Credo che resistenza dei valori su diversi livelli, valori nazionali, valori religiosi, era resistenza a questo altro tipo di regime, altro tipo di visione dell'uomo, della società umana, di tutti i diritti che è attuale sempre. Cioè, prima di tutto penso che resistenza nei suoi fenomeni più alti, più anche articolati, e non soltanto dei leader, ma anche di gente semplice, semplice. Per esempio, c'erano tra i resistenti erano dei studenti universitari, dei giovani scrittori, dei poeti, non soltanto chi combatteva in modo più o meno popolare, ma per andare a combattere era una decisione morale proprio per non poter agire altrimenti, rimanere, non so, preservare la sua dignità, dignità di persona, dignità di un lituano, o dignità di un uomo, per cercare di difendere, anche se repressioni poi erano fatte proprio per dimostrare che questo mette in pericolo popolazione civile, che poi sosteneva spesso partigiani, ma comunque era questa idea di, anche di diritto di difendersi, realizzata fino all'ultimo, ma anche prima di tutto di dignità umana, io direi. Se la vita non sarebbe senza conflitti, ma nel tempo che noi viviamo, comunque questo tema che sempre si ripercorre, anche negli ultimi anni, ma ritorna sempre di compromesso, di conformità e di resistenza, credo che mette in questione come vivere in conformità qualsiasi cosa accade, o e mostra che comunque avere le proprie convinzioni, avere valori, avere la propria dignità può costare. Ambedue. Da un lato, anche se parliamo di Žemaitis, sì, ci sono i monumenti, ma sono le placche memoriali, perché loro sono stati cancellati dalla memoria pubblica, in quanto allora portare fuori queste personalità o anche gruppi, credo che è giusto. Ma sono anche altri modi, per esempio credo che belle cose, per esempio nel modo musicale di quello che abbiamo in cultura lituana, sia pubblicare e registrare le canzoni dei partigiani, che era un intero gruppo
po' di diverse canzoni anche scritte o poi o adottate dai partigiani, o qualcosa come diciamo un disco, e poi erano serie di concerti di un gruppo Schilè che già interpreta in modo moderno tutto quello che lega partigiani con una storia, anche con mitologia nazionale, con storie delle resistenze, delle guerre, ma anche delle memorie. Questo è un modo di commemorare tutto il fenomeno per cultura. Lo stesso parliamo dei film, uno ultimo film uscito proprio e sul partigiani, diciamo che parla anche di traditore, di uno che sceglie non soltanto conformità, ma anche diventa, cioè, mostra tutto questo tempo una figura storica, reale, un poeta che decide che per il suo talento, per il suo voler essere poeta, decide di tradire. Ed era un film molto, molto recente, ma anche molto discusso e accettato, poi anche fatto bene in Lituania. Questo tipo di commemorare per biografie, anche per diverse, queste, come abbiamo parlato, decisioni personali, anche è molto importante, che porta più vicino ai tempi che già adesso possono sembrare abbastanza remoti. Credo che si parli abbastanza, poi c'è memoria molto chiara perché Žemaitis incluso anche nel rituale del 16 febbraio, quando si commemora indipendenza, prima indipendenza lituana, ma poi c'è sempre un evento presso il suo monumento, presso il Ministero di Difesa. Allora mi pare che lui è entrato già anche nel canone delle memorie, ma sì, sempre perché la storia della sua famiglia, la sua storia personale, credo che anche arriverà in un modo o in un altro, non soltanto come narrazione, ma proprio riflessione più artistica, più personale. Ma sempre non è facile perché il tema è alto, grande e richiede anche un po' di di avere coraggio di affrontarlo. Prima di tutto direi che resistenza armata ucraina anche esisteva nello stesso tempo nell'Ucraina occidentale, prima di tutto, e poi c'era anche una certa collaborazione, non molto forte, ma comunque i contatti esistevano e c'era conoscenza di questa resistenza da ambedue parti, che poi questa memoria questa memoria riviene durante il nostro e anche ucraino movimento nazionale alla fine degli anni 80, prima del 90, quando Lituania si muoveva già per indipendenza, ma lo stesso anche c'erano ucraini che sono stati nel nostro Parlamento quando il Parlamento veniva attaccato, poteva essere attaccato nel gennaio di 91. Allora tutto insieme è, sì, è quello che già dicevo, è diritto per il proprio Stato,
diritto per propria indipendenza, diritto di decidere la sua propria sorte come società. E questo credo che la stessa etica già in Ucraina si dimostrava, il stesso comportamento si dimostrava durante Maidan. Sì, ha un carattere molto fortemente anti-imperialista, anti-imperiale, un motivo un po' non riconosciuto a lungo, che qua abbiamo finora abbiamo da fare con pretese imperiali da parte di Russia, e che Ucraina combatte contro, in una parte è una guerra coloniale o anticoloniale. E questo mi pare che molto importante. Lo stesso era con Lituania, che non accettavamo diventare colonia.